Quest'opera senza titolo, Geografia di Maria Lai, artista italiana tra le più apprezzate a livello internazionale, è in mostra a Palazzo De Rossi di Pistoia fino al 23 febbraio 2025. È il nuovo appuntamento di In Visita, il progetto di Fondazione Pistoia Musei che all'interno del percorso permanente di collezioni del Novecento propone approfondimenti dedicati ad artisti di riferimento del XX e XXI secolo attraverso l'esposizione temporanea di una sola opera. Sì, questa volta ospitiamo nel percorso delle collezioni del Novecento a Palazzo De Rossi un'opera preziosa di Maria Lai, artista che tra l'altro non è mai stata presentata a Pistoia e che è una delle più significative voci dell'arte contemporanea. L'opera è senza titolo, appartiene alla serie delle geografie realizzate tra il 1982 e il 1989 e ci è stata prestata da Intesa San Paolo. È un'opera, la vedete dietro di me, estremamente complessa che allude al tema della geografia attraverso la tecnica della tessitura, una tecnica cara a questa artista sarda che permette di unire luoghi, di disegnare mondi. È un patchwork di stoffe di diversi tipi che sono assemblate e cucite insieme da un filo che traccia linee, orizzonti, che disegna paesi, mondi e anche zone di conflitto. Vedete degli accenti rossi, viola, neri, quindi un'opera complessa che è aperta, come lo desiderava Maria Lai, a multiple interpretazioni. Cosa rappresenta Maria Lai nel panorama artistico del Novecento? Maria Lai è una donna artista sarda, molto legata alle tradizioni della sua terra, quindi una donna che ha avuto il coraggio di tracciare linee personali attraverso l'arte e in qualche maniera avvalendosi a quelli che sono i mestieri tradizionali, per l'appunto per esempio la tessitura o anche la fabbricazione del pane. Sì, una formula vincente che consente da un lato un approfondimento su una singola opera d'arte, che forse è un'esperienza alla quale non siamo più molto abituati, entrare nella profondità della storia dell'autore e di una singola opera. Dall'altro un dialogo molto interessante con le collezioni del Novecento, della Fondazione Caripit e della Fondazione Pistoia Musei. Credo sia questo un modo per avvicinare la nostra comunità ai linguaggi dell'arte contemporanea, sollecitando come dire, la ricerca anche all'interno del nostro territorio, sperimentando appunto autori che sono lontani forse dalla nostra tradizione, ma che in realtà, come dire, entrano in un dialogo costante e positivo. Un percorso espositivo con 60 opere fra sculture, dipinti, disegni e litografie dedicate all'artista americano Luis Fratino, allestito al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato fino al 2 febbraio. Luis Fratino Satura è curato da Stefano Colicelli Cagol, direttore del Centro Pecci, ed è parte del programma annuale La Toscana al Centro, dedicato agli artisti che nel corso della propria carriera hanno attraversato il territorio regionale. La prospettiva queer ha rivisto anche la storia dell'arte italiana del Novecento, che è diventata un punto di riferimento fondamentale per lui per poter guardare i soggetti più classici della tradizione pittorica, quindi il ritratto, la natura morta, il nudo, il paesaggio. C'è molta Toscana e c'è molta Italia per un giovanissimo artista che sicuramente è riuscito a raccontare il nostro tempo, la tenerezza e la capacità anche di prendersi cura delle cose, da questo bellissimo giardino che ho alle mie spalle, per esempio all'imbrunire di casa sua, fino alle persone e alle famiglie. L'artista presenta anche 12 nuovi dipinti di dimensioni diverse, caratterizzate da scenografie, paesaggi, nature morte, ambienti domestici, ritratti e momenti di intimità. È una mostra che
importante per quanto riesce a realizzare rispetto anche al percorso che sta facendo il Centro Pecci di voler presentare assieme ai grandi nomi anche i giovanissimi che stanno emergendo a livello internazionale.